amici, bentrovati ad un nuovo appuntamento con Ti racconto un libro. Questa settimana il consiglio di lettura che mi sento di darvi è il nuovo romanzo di Muriel Barberi, Una rosa sola. Un romanzo attraverso il quale Muriel Barberi ci racconta la storia di Rosa, una quarantenne parigina di professione botanica, una donna triste. Che non guarda davvero la vita che le scorre accanto, non si appassiona davvero a nulla, sembra non avere nessuna emozione particolare, nessun interesse particolare. Una vita piuttosto scialba, uno sguardo offuscato sulle persone, sulle cose, sui sentimenti. Ma succede che Rosa viene invitata in Giappone per aprire il testamento di suo padre, un padre mai conosciuto, di cui sa soltanto che è giapponese e che ha avuto una breve relazione con la madre. Rosa parte e arriva a Kyoto. Inizia così un viaggio che è un viaggio iniziatico. L'apertura del testamento di suo padre è l'apertura di Rosa alla vita, ai sentimenti, alle emozioni, alle relazioni. E quindi, per la prima volta in 40 anni, Rosa squarcia un velo di tristezza, di malinconia, e attraverso un Giappone che è profondamente diverso da Parigi, ma dall'Occidente e dalla visione che ha l'Occidente sulla vita, sulle cose, sulle persone, Rosa si riappropria di una dimensione sconosciuta di se stessa e il Giappone le apre davvero una visione, una prospettiva molto molto diversa che lei non avrebbe mai immaginato per se stessa. Muriel Barberi, Una rosa sola, un romanzo poetico che alterna dei flash sul Giappone e sulla sua filosofia di vita, sui suoi panorami, che sono panorami reali e interiori allo stesso tempo. E si alternano questi momenti alla vicenda di Rosa e quindi alla sua rinascita o alla sua vera nascita, probabilmente dopo 40 anni. E quindi il nostro consiglio per questa settimana è Una rosa sola di Muriel Barberi. Io vi aspetto venerdì prossimo, sempre su Onda TV sul Mona, e vi ricordo che Ti racconto un libro e anche in edicola tra le pagine del settimanale Tutto.